Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Oggi possiamo annunciare, diciamo quasi ufficialmente, tenete presente che io registro il giovedì, quindi c'è possibilità che fino a quando mi ascolterete la cosa divenga ufficiale, ma non ci sono dubbi che si vada a votare il prossimo 10 di ottobre. Dovrebbe essere una tornata unica, che non significa che non c'è il ballottaggio. Tornata unica significa che al Ministero degli Interni hanno pensato, io dico bene, hanno pensato bene, di accorpare in un'unica data tutte le elezioni. Quali sono? Quelle suppletive, come la Calabria. Morta la presidente, si deve rivotare. Le amministrative che erano in previsione in questa primavera, aprile, maggio, si spostano a ottobre. È evidente che anche per Cerignola si voti il 10 di ottobre, prima occasione utile, dopo che è scaduto il termine della commissione straordinaria, che voi sapete scadrà il 14 di aprile, il 13 di aprile, insomma è finita praticamente, devono cominciare a preparare le valigie. Non tutti, perché finito il termine della commissione straordinaria, a mio parere, a Cerignola dovrebbe rimanere un unico commissario, non più commissione straordinaria, ma commissario straordinario, commissario ordinario, anzi, in attesa delle elezioni, come succede quando, non so, c'è le dimissioni del sindaco, quando c'è lo scioglimento dell'amministrazione perché vanno a dimettersi più della metà dei consiglieri. Quindi il commissario unico. Non voglio dimenticarmi però di dirvi, e credetemi, questa è una buonissima notizia, che quello che è sicuro è che i cosiddetti sovraordinati vanno a casa, il 10 di aprile vanno a casa, diciamo che fanno a tempo a mangiare la colomba, dopodiché se ne devono andare a casa perché tutti, senza eccezione, hanno dato il peggio di se stessi in questa città, trattando questa città come una città da colonizzare. E magari più tardi, nel prosieguo della trasmissione, può darsi che avremo tempo per darvi qualche, avrò tempo per darvi qualche altra indicazione. Quindi, subordinate a casa. Albertini e la Sabato ai rispettivi domicili, dovrebbe, secondo me, è una previsione che faccio, restare come commissario ordinario il prefetto Cardellicchio fino al 10 di ottobre. Poi si vota e quindi poi il prefetto Cardellicchio cederà le consegne al prossimo sindaco. Osservazione che vi ho già anticipato. Io credo che la decisione di votare il prossimo autunno sia una decisione opportuna, saggia. Sicuramente non si poteva votare in aprile, atteso che proprio stamattina si legge che siamo alla vigilia di una zona rossa estesa in quasi tutta l'Italia. Si parla di contagi fuori controllo. Nessuno ci spiega come mai, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto, stiamo sempre al punto
di prima, ma di questo parliamo da qui a un secondo. Finiamo il discorso delle elezioni, 10 di ottobre si vota. Come vi ho spesso già anticipato, io sarò candidato sindaco e la mia intenzione da qualche settimana a questa parte, fino al 10 d'ottobre, adesso abbiamo una data, è quella di preparare una coalizione che confermi a grandissime linee quella che ha già amministrato la nostra città nei 4 anni della mia sindacatura, e nelle mie intenzioni, ma vedremo che ne pensano anche gli altri amici, allargare questa coalizione, questa unione, allargare a tutte le persone che, condividendo le impostazioni di massima della vecchia amministrazione, possano condividerne, ecco, il progetto, il programma, la continuità con un miglioramento e con una molto più oculata selezione della classe dirigente. Non ci saranno più miracolati, gente che adesso pensa di avere un ruolo politico quando è un vero miracolato dalla mia vittoria nelle ultime elezioni, e quindi praticamente faremo a meno di tutte queste cianfrusagne, di questi rami secchi che si agitano anche in contemporanea, in questi giorni si agitano ancora, ma un Enzerigno, possibile che non abbia capito che non tiene nessun ruolo, che lui e niente sono la stessa cosa sul piano politico, ma potrei fare il nome di tanti altri. Dobbiamo guardare avanti, e il fatto di avere una data precisa, secondo me, è una buona cosa. È una buona cosa perché sappiamo quanto tempo deve passare, sappiamo come ci dobbiamo preparare, quali sono le scadenze, abbiamo tempo e maniera per lavorare e per preparare anche una buona campagna elettorale. Che bisogna fare? Io sento molto ottimismo attorno a me, ringrazio tutti quanti, ma noi faremo una campagna elettorale senza farci influenzare da quello che si sente e si dice in giro. Dobbiamo farlo sia perché è un atteggiamento corretto, sia per rispetto nei confronti dei cittadini, perché i cittadini devono essere rispettati, e una forma di rispetto è anche questa. Parlando di rispetto, veniamo a qualche questione nostra attuale. Non voglio parlare delle schifezze che stanno uscendo sulle mascherine, cose dell'altro mondo, speculazioni, milioni di euro che si sono distribuiti tra di loro, arresti, ecco, la visione sbagliata dello Stato. Che fa lo Stato? Lo Stato punisce, lo Stato... Ma voi vi rendete conto che se un cittadino comune non mette la mascherina, viene, me lo ricordate, inseguito con gli elicotteri, punito, sanzione, DPCM, multa, contravvenzione, ti tolgo, ti punisco, e poi lo Stato traffica in mascherine farlocche. Abbiamo scoperto che non solo speculavano sulle mascherine, ma addirittura alcune mascherine sono così scadenti che non proteggono. Anzi, ho sentito qualche esperto che diceva che potevano essere addirittura dannose. E questa è la bilancia dei rapporti fra cittadino e Stato. Laddove il cittadino viene vessato
è il soggetto che deve essere controllato, vigilato e punito, mentre invece lo Stato può fare quello che gli pare e nessuno gliene deve chiedere conto. Nell'unico modo possibile in democrazia, che è con il voto. E poi assistete pure a questi spettacoli. DPCM numero 42 era una porcheria, perché l'ha fatto Conte e l'ha fatto quando la signora Gelmini era opposizione. Il DPCM numero 43 è uguale al 42, dato che l'ha fatto Draghi e l'ha fatto quando nel frattempo si sono messi d'accordo e stanno tutti al governo, la dottoressa Gelmini dice che è l'acqua santa, è la manna dal cielo. Siamo in mano a questa gente, ma io resto della mia opinione che, per esempio, tutti gli effetti positivi, tipo la cacciata di Arcuri, siano frutto anche della presenza all'opposizione di Giorgia Meloni, perché se non ci fosse la Meloni all'opposizione, quelli farebbero come gli pare e hanno paura della Meloni e quindi qualcosa devono cedere. Ma mi sono allargato a ragionamenti che non ci interessano. Vi volevo parlare delle vaccinazioni a Cerignola, dove le cose vanno bene. Io l'ho detto con molto piacere, per quanto riguarda gli operatori sanitari, medici, infermieri, sono molto bravi, efficienti, c'è una certa solerzia nel ammettere alla vaccinazione quella piccolissima parte della popolazione che ha più di 80 anni e che quindi ha una precedenza. Ma voglio dire, l'ho già detto, ho ottenuto un risultato contrario. Scusate, se voi chiamate le persone a Viale di Vittorio, vecchia Cassa Mutua, le chiamate perché si vadano a vaccinare e chiamate le persone come mia madre che ha più di 90 anni e altre persone anziane, perché la fascia d'età che si va a vaccinare è di oltre 80 anni. Scusate, se queste persone, può capitare che devono aspettare, insomma, l'ideale sarebbe convocata alle 10, sbrigate subito, ma io capisco, non sono cucoli fritti, è difficile, è complicato, ci può essere un ritardo. Ma scusate, l'amministrazione comunale che sa che decine e decine di cittadini devono andare a vaccinarsi, scusate, l'amministrazione comunale non potrebbe prevedere con la ASL, in collaborazione con la dirigenza dell'ASL, un modo per far sì che queste persone possano essere più comode nell'adempimento di questo compito, di questa somministrazione di vaccino. Ci vuole molto. Io non accetto che mia madre resti per 3 ore in mezzo alla strada ad aspettare. È una cosa da paese incivile. Quando io l'ho detto, non pensavo che la reazione sarebbe stata: mandiamo i vigili urbani a fare che? A evitare gli assembramenti. E questa è la maledetta malattia che avete in testa. Andare sempre a punire, a vigilare, a sorvegliare, spostati, stai lontana, stai di qua, stai di là. Solo questo sa fare lo Stato italiano. Ma non sapete dire: facciamo le vaccinazioni in un posto dove le persone anziane possano aspettare stando al coperto. E che cacchio ci vuole? Non sapete dire: cerchiamo di assistere le persone anziane. Cioè, se una persona ha 80 anni, 90 anni, deve andare a Viale di Vittorio e abita a San Matteo, certo, un vigno, una nuora, una vicina di casa che l'accompagna. Perché il comune è proprio così indaffarato che
che non può prevedere una forma di accompagnamento. E quindi una persona anziana che non tiene nessuno che la può accompagnare viene prelevata, portata e non lasciata in mezzo alla strada. Io ho lasciato mia madre in mezzo alla strada, seduta su una panchina in mezzo alla cassa moto. Non è regolare. Si porta in un posto coperto, perché quel giorno abusò. E se piove? E se fa freddo? E secondo voi è normale che una persona di 90 anni che non ha fatto colazione perché mi pare che bisogna andare di giù a vaccinarsi, deve rimanere poi per 3 ore abbandonata, non può passare, mandano i vigili urbani a controllare. Mandiamo i vigili urbani con un bangale di acqua minerale, almeno bevono un sorso d'acqua. Mandiamo la protezione civile con una fornitura di cappuccino, di cornetto, dopo la vaccinazione, prima che uno se ne torna a casa, come si fa per quelli che vanno a donare il sangue. Quando io chiedevo all'amministrazione di intervenire, era in questo senso, non nel senso di mandare i vigili che magari devono fare pure la multa alle persone che non stanno distanziate. E questo è il concetto che io francamente non riesco, molte volte non riesco a capire, perché la prima ipotesi sia sempre quella di andare a controllare, a multare, a reprimere, non sia quella invece di dimostrare ai cittadini la vicinanza dell'amministrazione. Ci vuole granché, certo, prima che a queste cose ci pensi la Sabato, siamo fresci. Prima che ci penso a Bertini, che si tratta da 1 milione di euro in su, mi occupo del problema, sotto il 1 milione di euro non mi interessa. Però l'amministrazione dovrebbe fare queste cose, io questo avevo chiesto. E adesso, c'entra o non c'entra, parlando di interventi repressivi, scusate la mia fissazione, ma mi torna in mente il famoso blitz, ve lo ricordate, delle cime di rape? Dici, mo che ci azzecca? Ma ve lo spiego. Per andare da casa di mia madre alla cassa mutua si fa un percorso stradale che voi potete grosso modo immaginare, e io l'ho fatto per accompagnare mia madre. Ogni mezzo metro c'era una cassetta di frutta, c'era un vendita ambulante di verdure. Se non vado errato, ho visto pure che fanno concorrenza alla Pro Shop, una bancarella che vendeva roba per la pulizia della casa. Ma tutto questo nel raggio di pochi metri, uno attaccato all'altro. C'è poi un altro rivenditore che ha occupato una piccola parte di marciapiede quando stavo io, una piccola parte. Adesso è diventato 1,5 chilometri di marciapiede perché si sta infinitamente allargando. Queste persone vanno strongate. A che è servito 4 anni fa? Chiedo alla dottoressa con la suonno, la grande paladina di questi interventi. Che è servito far venire centinaia di carabinieri, poliziotti, finanzieri 4 anni fa, 3 anni fa? Sequestri, denunce, verbali a povera gente che non è che faceva un reato, certo, la vendita non è regolare, ma rispetto a chi è costretto a fare questa cosa, l'atteggiamento dell'autorità non dovrebbe essere andare là con i carri armati, perché il risultato l'avete visto,
Io vorrei chiedere adesso, scusate, ma li vedete tutti questi cristiani che avevano la frutta e la verdura? E che avete fatto all'epoca? Io avevo un'idea, e cioè il piano commercio prevedere tanti piccoli mercati ortofrutticoli in prevalenza, per poter dire alle persone che si arrangiano così: io non voglio farti chiudere, voglio che tu ti metti a regola e voglio che tu occupi questo spazio che io ti vado a identificare, a individuare nei vari quartieri della città. Non so se riesco con questo semplice esempio, e chiudo, a farvi comprendere qual è il mio concetto diametralmente opposto al loro concetto di Stato e di pubblica amministrazione. Per me lo Stato, la pubblica amministrazione, deve punire nei casi estremi, ma prima di tutto deve provare a risolvere i problemi. Se ci sono delle soluzioni, deve provare a regolarizzare le cose e non a punire i cittadini, fra l'altro in maniera inutile, perché oggi fai tutto sto casino, carri armati, elicotteri, carabinieri, guardie di finanza e polizia, poi 10 giorni dopo tutto torna normale. Tutto torna normale perché? Perché il problema non si risolve punendo, si risolve offrendo delle alternative. Se tu mi offri un'alternativa, io ti posso orientare per lo svolgimento di un'attività. E ricordatevi che quando arrivarono i carri armati, e io dissi alla dottoressa Cosa, ma che bisogno ci sta di fare tutto sto bordello? Disse: calmatevi un attimo, non facciamo più danni di quelli che già esistevano. Ma dottoressa mise carta e penna, perché insieme con l'altro, col maresciallo, avevano già ordito questo, diciamo, progetto per sciogliere l'amministrazione che era inguinata dalla mafia, la mafia delle cime di rape. Per cui oggi, se queste persone si fanno una passeggiata sul viale di Levante, si renderanno conto che la mafia fiorisce. Se la mafia è quella che vende le cime di rape, stiamo freschi. Allora comanda la mafia effettivamente, ma non al comune, in mezzo alle strade. Così non è, perché le cime di rape non hanno mai fatto le mafiose da nessuna parte, e la mafia se la sono sognata, la mafia nel comune di Gerignola. Risultato è stato: se si vota il 10 di ottobre, andiamo precisi a 2 anni di paralisi. 2 anni di paralisi. E questo è quello che hanno ottenuto. L'unica cosa che hanno ottenuto: 2 anni di paralisi. 10 ottobre, voi sceglierete, e toccherà al nuovo sindaco rimettere in movimento questo corpo che per 2 anni è stato paralizzato. Non sarà facile, speriamo soltanto con l'aiuto della nostra Madonnina, che quando sarà non avremo più a che fare con la pandemia, o perlomeno avremo risolto in gran parte questo problema. Sarebbe fondamentale. Per tutto il resto io sono contento. Perché? Perché la nuova amministrazione si troverà a gestire appunto il post pandemia, con tutto quello che vi ho raccontato nei giorni scorsi. Mi spiace, perché la paralisi si allunga di altri praticamente 6 mesi, ma contro questo non possiamo fare niente. Ma felicitiamoci del fatto che la nuova amministrazione, il 15, anzi, se permettete, il 16 d'ottobre, che è il giorno del mio compleanno, quando sarà entrata in carica, speriamo,
vuol dire che vinciamo il primo turno, che il 10 ottobre è il primo turno delle amministrative. Vediamo se il giorno del mio compleanno corrisponde all'entrata in carica di questa amministrazione e soprattutto al nuovo periodo di lavoro che ci aspetta, perché Cerignolo ha perso 2 anni e dopo non deve perdere più nemmeno un secondo. Dobbiamo rimettere tutto in movimento. Nel frattempo, occhio vivono e statevi buoni.